Bonjour e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo e oggi vi do il buongiorno da... da Lione. Oggi è un sabato di Coupe de France e io sono a Lione per Lyon Metz. Sono arrivata a Lione da un'oretta e mezza e fra poco mi dirigo al Groupama Stadium, che ho fatto i conti oggi sul bus, è il 20° stadio nuovo che vedo della mia vita. Molto emozionante. Da alcune immagini che ho visto dovrebbe essere davvero bello come stadio, spero che anche l'ambiente sia... Che bella, è una bella città Lione comunque. Il tifo del Lione di solito è molto caldo, ovvio, cioè è una partita di coppa, non è di campionato, però insomma... incrociamo le dita. Ho dato un'occhiata e non dovrebbe essere troppo lontano dal centro. Dicevo, speriamo che anche l'ambiente sia caldo, perché gli ultimi risultati del Lione non sono stati entusiasmanti. Hanno perso col Clermont Foot in casa. Non è la mia prima volta a Lione, però ci sono venuta solo un giorno e devo dire che è davvero bella. Cioè, ha dei belli edifici. Davvero bella. E adesso voglio andare a vedere lo stadio. Andiamo. Arrivati! Carino! Osserviamo il Metz. Questa è la formazione del Lione. Ah,
Let me be.
Vai Anthony! La serata si conclude così, aspettando il treno che mi riporta a casa. Conclusioni sparse. Molto bello lo stadio del Lione. I trasporti sono un enorme sì, perché l'ultima tratta con il tram è gratis nei giorni di partita, cioè non su tutta la linea da tratta proprio verso lo stadio, e sia l'andata che il ritorno, quindi al ritorno c'era tantissima gente, però è stato super scorrevole perché sono salita sul tram che mi ha portato alla stazione, cioè sono scesa alla fermata alla stazione e da qui riparto. La partita non è stata entusiasmante, anche se ci sono stati 3 gol almeno. Cioè il giocatore che a me colpisce di più, in generale non solo in questa partita, è Cherki, mi piace tantissimo. Credo che faccia proprio la differenza, al di là del fatto che a volte sembra un po' sia una testa calda, quindi è un po' da gestire, però
mi piace proprio tanto, però sicuramente un Lione, cioè si capisce perché è in quel posto in classifica in Ligue 1, ha molte cose da risolvere, ma deve proprio lavorare anche sul collettivo. Comunque sicuramente ne valsa la pena e mi piacerebbe tanto tornare per una partita di Ligue 1, perché secondo me se oggi il clima è stato comunque bello, la tifoseria è molto calda e cioè, immagino una partita di Ligue 1 e poi magari in una di quelle come per esempio contro il Marsiglia, comunque di livello, una di quelle che contano, deve essere fantastico. Eccoci, sto aspettando il treno, che sono stanca morta. E fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete mai stati al Groupama Stadium, o se ci andrete a breve, o se avete in previsione di andarci. Io ve lo consiglio. E niente, se vi è piaciuto questo video lasciatevi un like e ci vediamo nel prossimo.